presidente Salviani non rivolge alle istituzioni, perché nonostante i suoi impegni adesso gli ha detto guarda Piero ti ascolto, quindi grazie due volte e Carluccio di questa tua così, possibilità di rimanere un po' di più rispetto ai tuoi pressanti. Ringrazio le istituzioni, ringrazio il vice ministro Casero, l'onorevole Mazzotti, l'onorevole Capezzone, perché con la loro presenza hanno voluto ancora dare dimostrazione di vicinanza e di attenzione a questo nostro settore, e quindi a noi il grazie e l'apprezzamento per questa loro vicinanza che ci danno dimostrazione di. Ringrazio gli ospiti qui presenti, consentitemi di farlo citando una persona che non ne vuole gli altri presidenti, la presidente Bellini e gli altri ospiti, ma lo faccio con un'affezione particolare di ringraziare la presidente di FITA, Donatella Trampolini, che è qui, ma non solo perché da le 8:30 da buona mamma accompagnata il figlio che andava all'Expo, ma anche perché, lo dico con grande affezione, con grande cuore, perché con lei mi lega un'affezione particolare a qualcuno che oggi non è qui con noi e che avrebbe voluto qui esserci e che i presidenti e anche gli onorevoli parlamentari ci hanno ricordato. E quindi il nostro amato Lucio Pinetti e Dino Basciano. Allora, vedo di raffreddare la voce, se è possibile. Allora, ringraziamento di cuore a voi tutti per essere qui a questo nostro appuntamento annuale così numeroso. Grazie per questa grande partecipazione. A conferma del nostro modo di essere associazione, dove si discute insieme, caro Presidente, dove si fa sintesi sui temi vitali per il settore e dove soprattutto si dà voce collettiva a ciascuna associazione. E infatti in questi nostri stati generali vogliamo porre al centro dei nostri approfondimenti un tema vitale quale quello delle prospettive del nostro settore e partendo dalle sue dinamiche di mercato e dalla possibilità di compiere quella decisiva virata che sotto il profilo strategico è in grado di favorire la ripresa di ciascuna delle componenti della nostra filiera. E per introdurre questi lavori lo faccio partendo proprio da una parola un po' strana e suggestiva, kaleidoscopio. È uno strumento che ha in sé qualcosa di magico. Se guardi al suo interno puoi vedere una molteplicità di figure che ogni volta mutano geometrie e cambiano colore, senza mai essere le stesse. Il caleidoscopio può essere preso a simbolo di ciò che è economia, società, costume e quanto altro ancora, che è sempre in mutazione e che nel suo evolversi non è mai nulla. Ma la parola caleidoscopio sta a significare vedere il bello. E allora vogliamo pensare che anche in un contesto di evoluzione che ti cambia la situazione, c'è sempre un nuovo e un bello da scoprire. Allora vogliamo guardare all'interno del caleidoscopio vecchio, per renderci conto come il mercato si sta modificando per effetto delle nuove tecnologie o per le aspettative dei consumatori o come si stanno riconfigurando i nuovi modelli di business. Si parla molto di cambiamento, di innovazione, ma in questo contesto evolutivo cosa dobbiamo intendere veramente per cambiamento? E cosa significa realmente innovazione? Nel ciclo di crisi economica quale quello di questi anni, l'innovazione, se da un lato fa emergere la fine di alcuni segmenti di mercato, allo stesso tempo rappresenta un'opportunità perché immancabilmente apre nuove prospettive, stimola nuove visioni e spinge verso il cambiamento. Nel 1908 Henry Ford diceva: se avessi chiesto alla gente cosa volesse, mi avrebbero risposto un cavallo più veloce, mentre io volevo vendere loro un'auto. Questo è il pensiero vincente di un imprenditore che, ancor prima di essere stato un campione di business, si è rivelato un autentico rivoluzionario dei nostri comportamenti sociali. Allora il modello di innovazione a cui fare riferimento non fa perno sulla sola capacità di interpretare l'evoluzione della domanda che viene da clienti e consumatori. Per carità, questa capacità è apprezzabile, ma potrebbe di per sé non essere sufficiente. Perché quello che oggi viene richiesto è di saper proporre nuovi modelli e soluzioni, o con un'altra espressione, saper generare la domanda. E questo con riferimento ad esempio al consumatore, che è il nostro, diciamo, centro di interesse primario, vuol dire fargli vivere un'esperienza capace di soddisfarlo durante tutte le fasi del processo
di interazione con la tecnologia, con il prodotto, il servizio. Un processo certamente complesso e nel quale nessun aspetto va tralasciato. Ma di questo argomento ne parleranno, avranno modo di approfondire in modo autorevole e compiuto il nostro Fabrizio Valente e i relatori del pomeriggio, e quindi lascio a loro la competenza e l'approfondimento. Quindi essere innovatori e protagonisti del cambiamento è il messaggio forte che traspare dalla guida della distribuzione automatica che oggi viene presentato e che abbiamo dedicato al nostro past president Lucio Pichetto, perché insieme l'abbiamo fortemente voluto. Questa è l'immagine del nostro settore che vogliamo consegnare attraverso la nostra presenza nella collana delle bussole di Confcommercio Imprese per l'Italia. Una presenza che è motivo di onore e al tempo stesso di orgoglio, perché ci rende parte integrante del grande patrimonio di conoscenze, di culture, di capacità imprenditoriali che la nostra Confederazione Generale esprime e rappresenta nel panorama economico e sociale del Paese. A questo riguardo vorrei usare una bella espressione del maestro Riccardo Muti: il bello della mia Italia è quelle eccellenze da valorizzare. Sì, perché tra le eccellenze di questo nostro Paese c'è la distribuzione automatica, in tutta la sua filiera, dalla leadership sui mercati internazionali, con oltre il 70% dei distributori automatici e sistemi di pagamento made in Italy, all'eccellenza dei prodotti e al riconosciuto primato dei modelli organizzativi delle nostre imprese di gestione, di servizio e di commercializzazione. Caro Presidente, voglio ricordare un passaggio della tua relazione all'Assemblea Confederale di quest'anno, nel quale con passione, per la passione che ti caratterizza sempre, sollecitavi al coraggio nell'essere portatori di una visione dell'economia in cui le nostre imprese siano protagoniste di modernità e di innovazione. Ma subito dopo, con altrettanta grande concretezza, aggiungevi, facevi appello anche al coraggio di fare impresa nonostante tutto. Sì, perché se guardiamo a cosa ci sta dentro in questo nonostante tutto, allora bisogna proprio avere tanto, ma tanto coraggio, non solo per un contesto economico da troppo tempo in recessione e che ha fatto venire in nodo la gola a imprenditori e famiglie, ma anche perché in particolare il nostro settore nel brevissimo arco di questi 2 anni è stato oggetto di provvedimenti che hanno e stanno incidendo pesantemente sul piano finanziario delle aziende e sulla liquidità loro disponibile. Faccio riferimento alla legge 98/2013, che dal gennaio 2014 ha incrementato l'aliquota dal 4 al 10% di ben 6 punti in un botto solo per finanziare l'ecobonus, ma sottraendo dal circolo virtuoso degli investimenti nel nostro settore ben 104 milioni di euro, a cui sommare alcune decine di milioni di costi per gli interventi commerciali e tecnici sostenuti direttamente dalle imprese. Di quest'anno poi il provvedimento relativo alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. La norma modificata rispetto alla sua prima stesura, grazie all'attenzione riservataci, in particolare dal Vice Ministro Casero, dall'Onorevole Capezzone e da altri membri onorevoli e senatori delle Commissioni Finanze, è certamente apprezzabile perché tiene conto delle problematiche e delle difficoltà di cui ci siamo fatti portavoce soprattutto con riferimento al parco macchine installato e comunque prodotto. E qui vorrei far tornare indietro le lancette e farvi vedere un video di questa nostra presenza istituzionale. Per l'Associazione Italiana Distribuzione Automatica c'è il dottor Lazzari. Grazie. Anzitutto desidero ringraziare il Presidente Capezzone per l'invito rivolto a questo autorevole seminario istituzionale, nonché esprimere l'apprezzamento per il Vice Ministro Casero per la disponibilità a questa occasione di confronto. Signor Vice Ministro e onorevole Presidente, vado a concludere. Nel concludere questo breve intervento e nel mettere a disposizione una nota, se loro desiderano, afferente maggiori approfondimenti, vorremmo sottolineare come ci sia molta e fondata preoccupazione tra le imprese del settore per gli effetti applicativi del provvedimento governativo se non ben governato. Da qui la sollecitazione che il comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto recepisca effettivamente e affermi
i presupposti per un nuovo rapporto tra fisco e imprese su base di equità, trasparenza e di reale sostegno alla ripresa economica. In buona sostanza, un sistema fiscale che sia sostenibile per le imprese rappresentate. Grazie. Ecco, voglio dire, con questo abbiamo portato indietro Lancette per esprimere l'apprezzamento e il buon risultato da parte nostra, ma l'apprezzamento di chi ci è stato ad ascoltare. Tuttavia, cari associati, non posso ignorare e sottacere che comunque le imprese del settore dovranno far fronte ad un ulteriore sborso di liquidità per l'acquisto di nuove applicazioni e la gestione dei dati, visto e considerato che i distributori automatici non sono stati progettati per essere dei misuratori fiscali. Un nuovo onere e un costo per il settore, a fronte del quale appare del tutto giustificata e legittima la nostra istanza, che qui rinnovo, di un credito d'imposta. Caro Presidente Carluccio, in queste condizioni veramente è tanto, ma tanto difficile fare impresa. Però qui, anche oggi, a questo nostro annuale appuntamento, vedi tanti amici imprenditori, i numerosi volti dei nostri associati. E allora mi viene da fare questa considerazione, che in questo nostro settore, nonostante tutto, c'è ancora spazio per il coraggio, c'è ancora voglia di mettersi in gioco e di guardare al futuro. Questi nostri stati generali stanno proprio a significare questo, che siamo qui non per rincorrere il cambiamento, ma per promuoverlo. E per usare un'espressione a te cara, siamo qui perché vogliamo giocare in attacco. E giocare in attacco anche per la nostra associazione vuol dire aiutare le nostre imprese ad essere sempre un passo avanti, per vedere ciò che è bello nel nostro futuro e soprattutto per realizzarlo. Grazie. Ha ha ha.